pelle verso una nuova luce. Vedi? Ecco. Perché in Europa? Perché in Europa ormai si prendono tutte le decisioni fondamentali. Molti di noi hanno creduto di essere in una sorta di democrazia dove col voto si poteva comunque decidere la direzione che avrebbe preso il paese, la nostra comunità. E poi ci siamo svegliati a un certo punto e ci siamo resi conto che le decisioni in realtà non venivano prese qui. Questa crisi economica, che dura ormai da 6 anni, non conosce ripresa. Ma che cosa stanno facendo i nostri politici per cercare di risolvere o di contenere questa crisi? Tagli alle pensioni, alla sanità, all'istruzione, alla ricerca, cioè tutti i tagli agli investimenti, e tasse, solo nuove tasse. Tant'è vero che adesso gli cambiano nome in modo da cercare di fare il gioco delle tre carte. E questa ricetta ha avuto dei risultati positivi? Siamo migliorati? Secondo voi? A me non sembra. Domanda, ma secondo voi questi signori non sono in grado di capire che questo tipo di ricette ci porta ancora di più nella crisi? Secondo me sì, secondo me lo sanno benissimo. Lo fanno perché sono agli ordini dei signori che stanno a Bruxelles. Quanti di noi prima di questa sera avevano sentito parlare del TTIP? Questo trattato che stanno negoziando nel segreto delle stanze di Bruxelles per creare un'area di libero commercio tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America. E quest'area che permetterà poi di giocare a ribasso non con le tariffe doganali, ma permetterà di giocare a ribasso con i nostri diritti, con la regolamentazione. Che perché vi dico questo? Perché poi quando arriveranno sui nostri mercati le carni di animali allevate con gli ormoni, quando arriveranno i cereali coltivati OGM, soia e grano, lo diceva anche prima Giusi, ormai non c'è più sovranità alimentare in questo paese, non potremo più lamentarci. Ho scoperto, studiando quello che è successo nella comunità europea da quando è nata, cioè nel 58 fino ad oggi, che l'agricoltura è una delle due cause per cui è nata la comunità europea, cioè all'inizio è nata per mettere in comune l'agricoltura, il carbone e l'acciaio, perché questo era il primo intento, cioè mettere insieme delle risorse da parte di 6 paesi che venivano da una guerra mondiale che aveva devastato l'Europa, aveva causato problemi anche di fame, di scarsità veramente e di sicurezza alimentare, e per cui si erano messi insieme all'inizio con dei buoni propositi. Nei primi anni 50-60, soprattutto in agricoltura, ha consentito agli agricoltori di avere un reddito, di garantire dei prezzi minimi ai prodotti agricoli e di poterli scambiare nell'ambito comunitario. Ma poi che cosa è successo? È successo che a un certo punto, alla fine degli anni 70, ai primi anni 80, è arrivato il liberismo, è arrivata la Thatcher, è arrivato Reagan, e così in Europa sono arrivate le multinazionali e le lobby. Allora si sono messi insieme e hanno deciso che l'Europa doveva diventare un'area finanziaria in cui far circolare liberamente il denaro e poter fare speculazioni e guadagni in tutta libertà, senza troppe restrizioni. E via via sono riusciti a fare questo. Ci sono degli argomenti dei quali nessuno durante le tribune elettorali parla, ed è veramente vergognoso, perché esiste una emergenza europea ambiente che è legata a tante scoperte e tanti dati pubblicati molto importanti nell'ultimo anno, come per esempio il rapporto diretto tra tumore al polmone e inquinamento dell'aria, come per esempio il riconoscere come l'inquinamento dell'aria sia una sostanza cancerogena e sia stata posizionata nel gruppo 1 da parte dello IARC, che sarebbe il braccio scientifico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Alla fine, poche settimane fa, c'è stato uno studio molto importante che ha detto chiaramente che i livelli dell'inquinamento sono strettamente correlati alla mortalità. Esiste quindi una emergenza ambiente in Europa
che deve essere affrontata. Quindi il cittadino che fino adesso, purtroppo in Italia in particolar modo, è stato tenuto un po' all'oscuro, un po' di parte, dicendogli che l'Europa non era importante, che era importante il nazionale, che era importante i giri di potere qui e che l'Europa era una cosa per trombati, tra virgolette. Invece non è vero. E quindi il cittadino deve riappropriarsi di questa sua, del suo diritto, che è quello di avere uno Stato che pensa al cittadino e non pensa solo alle lobbies. Conosciamo il Fiscal Compact, molti di noi già lo conoscono, che è quel meccanismo di rientro dal debito tale per cui l'Italia dovrà versare 50 miliardi di euro ogni anno per 20 anni. Tutti sanno che questa è una operazione impraticabile, ma non si sono fermati, hanno deciso che nel caso in cui dei paesi come quelli del sud dell'Europa non riusciranno a far fronte a questo impegno che nessuno ha deciso di noi, il debito che cederà il 60%, quindi circa 1.120 miliardi di euro, verranno messi all'interno di un fondo, quindi noi, il nostro debito verrà venduto come titoli sul mercato globale e a garanzia di questi titoli saranno messe le nostre residue sovranità, le ultime attività nazionali che hanno ancora un valore come Enel, Finmeccanica e il nostro gettito fiscale e le nostre riserve valutarie ed auree che sono tra le più grandi del mondo. Quindi questo è un processo di progressiva esautoramento della nostra sovranità politica, monetaria, energetica e alimentare, di cui parlerà poi anche Giusi. Noi abbiamo una sfida incredibile che possiamo vincere se siamo tutti uniti e se lottiamo, che è quella che dobbiamo, ed è questo uno dei punti dei 7 punti che insieme a Grillo abbiamo elaborato, che è quello dell'agricoltura. Cioè noi dobbiamo tornare a produrre i nostri prodotti, non dobbiamo importare come stiamo facendo attualmente il 40% di grano, olio, pomodori. Dobbiamo mangiare i nostri prodotti perché sono buonissimi e sono invidiati in tutto il mondo e imitati in tutto il mondo. Sugli OGM dobbiamo andarci cauti, quantomeno il principio di prudenza penso che sia onesto poterlo ammettere, dire non sappiamo che effetti hanno, quindi per il momento lasciamo perdere, però noi dobbiamo soprattutto essere sicuri che le nostre terre producano alimenti per noi, per la nostra autosufficienza, perché noi non vogliamo trovarci come ad Atene spesso si sono trovati a non potersi comprare da mangiare, perché dipendono dai supermercati e dipendono dalla circolazione di prodotti agricoli che vengono venduti come merci qualunque, insomma. Sapete che c'erano dal 2007 al 2013 43,9 miliardi di euro di fondi strutturali, Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo? Perché non ce ne parlano? Perché questi fondi, nella maggior parte dei casi, vengono allocati direttamente alle regioni e lì, misteriosamente, cominci a vedere bandi disegnati ad personam o ad aziendam, ma tanto noi siamo il paese dei bandi ad personam e delle leggi ad personam. Abbiamo avuto uno che per 20 anni non ha fatto che questo. Poi cominci a vedere ancora che vengono sperperati nel 2013 485,6 milioni di euro di truffe e di frodi che abbiamo dovuto pagare indietro. A fine 2013 non siamo riusciti a spendere neanche il 52% di quei fondi. In Spagna, con i fondi dedicati alle infrastrutture, hanno costruito uno dei migliori sistemi di trasporto ferroviario del mondo. Noi lo sappiamo bene come stanno conciate invece le nostre di reti di trasporto ferroviarie e siamo costretti tutti in questa città a prendere la macchina perché altrimenti, Dio te ne scampi, non sai manco se arrivi a destinazione. Ma d'altronde è pure un po' colpa nostra, perché finché tu accetti che ti rappresentano le istituzioni gente come Mastella, Barbara Matera, Ciriaco De Mita, che non è mai andato a una commissione in 5 anni, ma di cosa stiamo parlando? Tutti questi trattati si possono ridiscutere. E ci sono delle clausole che si possono utilizzare e che sono previste, perché non ci scordiamo mai che gli stati sono sovrani e questa sovranità è comunque tutelata. Quindi lo Stato italiano, in quanto Stato sovrano, ha la facoltà di andare in Europa e ridiscuterli. Non è vero che non ce l'ha questa facoltà, è previsto anche nel Trattato di Lisbona, sono previste delle clausole. Altri stati si sono, per esempio, non hanno partecipato, per esempio, al Trattato di Maastricht, l'Inghilterra e la Danimarca se ne sono tirati fuori. Ci sono delle opzioni. Ci sono tanti motivi per cui un pediatra va in Europa.
ma ce n'è uno che è veramente particolare. Esiste un grande problema che viene identificato da un punto di vista scientifico come una grande epidemia silenziosa. Viene detta la pandemia silenziosa. È una grande epidemia, appunto, di lievi disturbi neurologici come aggressività, lievi disturbi dell'apprendimento, lieve ritardo scolastico, lieve dislessia, lieve disgrafia, anche autismo, che colpisce il sistema nervoso che è causato dall'esposizione del bambino ad alcuni elementi e sostanze tossiche che vengono emesse in grande quantità dalla combustione dei fossili e colpiscono milioni di bambini e tantissimi bambini sono a rischio. L'intelligenza dei bambini è il futuro della società, quindi andare in Europa per cercare di evitare che sia compromesso il futuro della società. La televisione non esiste. Poteva essere uno strumento fantastico di crescita della popolazione, è diventato uno strumento di oppressione delle menti. E ce ne sono tanti di strumenti che possono essere utilizzati bene o male, dipende da noi, dalla nostra testa, dalla nostra volontà. È uno strumento e la moneta. Si parla di euro, si parla di lira, si parla di sovranità. E allora a noi non interessa questa moneta come si chiama o come si chiamerà. Torniamo a comprendere qual è la radice della genesi delle monete moderne. Perché le monete moderne vengono create dal nulla, vengono stampate, sono una convenzione che l'uomo ha inventato come un incantesimo, un gioco di prestigio che potrebbe, se usato bene, far crescere e progredire la civiltà per superare i momenti di difficoltà e i limiti fisici. Oppure possono diventare, come è questo euro, uno strumento di oppressione con il debito. Non sta scritto da nessuna parte che il debito pubblico sia necessariamente una cosa negativa, perché se le risorse vengono investite bene, sostanzialmente possono essere degli investimenti fondamentali per una nazione. Quindi io comincerei da questo punto di vista per affrontare il discorso della crisi. E poi è chiaro che questa cosiddetta austerity fa sì che chiaramente noi non possiamo neanche usare gli strumenti di bilancio. Il pareggio di bilancio è un'assurdità, non a caso infatti è stato inserito nella Costituzione italiana. Se ci pensate bene, la Costituzione italiana sostanzialmente è la legge per eccellenza, quella che mette in primis i diritti dei cittadini e subito dopo il funzionamento dello Stato. Che c'entra un vincolo di bilancio come il pareggio da inserire in Costituzione? È chiaro quindi sostanzialmente che questi vincoli di natura nord-europea non sono adatti alla nostra economia fatta di piccole e medie imprese, perché per esempio un dato che noi siamo molto forti ma che non è stato tenuto in considerazione per quanto riguarda l'unificazione monetaria, per esempio l'indebitamento privato. Noi abbiamo un bassissimo livello di indebitamento privato, per esempio rispetto alla Germania. Questo non è stato ritenuto, come dire, una caratteristica positiva, che invece è fondamentale. L'euro è una costruzione finanziaria, che come è stata costruita può essere modificata e può essere resa più equa, più adatta alle nazioni. Ci sono diverse opzioni, non è che si deve essere, siamo contro l'euro, ma possiamo essere contro l'euro nella ridiscussione di alcune cose e poi se non ci sarà data voce, non ci sarà stata possibilità e facendo il referendum le persone avranno detto quello che vogliono fare, noi ci adegueremo, nel senso che noi abbiamo anche questo modo di agire. Un documento importante delle Nazioni Unite, da poco pubblicato, ha detto che nei prossimi decenni, se non si provvederà ad arginare, a frenare, a limitare l'effetto serra, ci saranno decine di milioni di immigrati che verranno verso le nostre coste. E allora che cosa succede? Succede che si spegnerà la speranza di dare dignità a queste persone, aiutandole a crescere, a svilupparsi nel proprio paese, aiutandole ad essere persone lì dove sono nate. Quindi noi a questo punto gli abbiamo levato l'acqua, gli abbiamo levato l'agricoltura, perché l'effetto serra è colpa del mondo occidentale, non solo, li costringiamo all'immigrazione e poi potremmo fare qualcosa contro l'effetto serra e invece ci preoccupiamo solamente delle migliaia che giungono quando ce ne saranno decine di milioni alle porte. Non lo dice un ambientalista, ma lo dicono le Nazioni Unite. È veramente una grande vergogna. Noi, chi andrà in Europa,
non pensino di lasciarci circondati, non pensino di isolarci, perché noi usciremo dal Parlamento, cercheremo di farci spazio anche negli altri paesi, andremo a colpirli scientificamente con l'informazione anche nei loro paesi. E vedete che ci sono tante persone in gamba all'estero, tante, che faranno in modo che il Movimento 5 Stelle non sarà i milioni degli italiani, ma diventerà centinaia di milioni in Europa. L'entusiasmo e l'energia che deriva dal girare per le piazze d'Italia nell'agorà a contatto con i cittadini non è solamente il contatto con i tuoi simili in paesini che magari non avresti mai toccato, ti porta poi a scoprire un tessuto ancora vivo di prosperità, di verde, di ecosistemi intatti, di bellezza che ti riempie gli occhi. È da lì che deve partire la rigenerazione del paese. E ce la possiamo ancora fare, perché non tutto è perduto, abbiamo ancora grandi capacità di recupero e soprattutto abbiamo nel nostro DNA di popolazione la capacità di reagire a grandi cambiamenti, l'abbiamo dimostrato più e più volte nel corso della storia. Queste elezioni europee secondo me sono un punto di non ritorno, perché i cittadini avranno la possibilità, forse per l'ultima volta in maniera pacifica, di scegliere di continuare in una direzione che non ha futuro, che porta alla schiavizzazione, alla povertà, alla perdita del welfare, tutte le conquiste che abbiamo ottenuto con il sangue dei nostri nonni nel dopoguerra, oppure nel riaffermare, ricostruire queste conquiste, riprendercele e andare anche oltre, ricostruire un paese in maniera tale che sia in grado di sostenere le sfide di questo secolo, di rimodellare, riprogettare la nazione, l'attività produttiva, il modo di spostarsi, il modo di vivere, il modo di costruire.